Il TG Fipsas è offerto da Cari amici, eccoci di nuovo insieme per i servizi di approfondimento del TG Fipsas. Cominciamo con il mare ed andiamo a vederci come sono andate le cose nelle super selezioni della canna da natante che si sono svolte nel Mar Tirreno alle cosiddette secche di Vada. Paolo Volpini, il campione della Lenza Emiliana Tubertini, ha dominato le super selezioni della canna da natante, chiudendo con 4 primi su 4 gare. A vederla sembra una passeggiata, fare 4 gare però a questi livelli, con i 12 migliori agonisti italiani della canna da natante, non è proprio una passeggiata. Devo dire che quest'anno mi è girato tutto bene, tutto perfetto, abbiamo fatto 4 gare in un campo di gara qua a Vada, al Secchi di Vada, molto pescoso, abbiamo pescato da intorno ai 6, 7, 8 kg di pesce da fondo e ho fatto 4 gare regolari pescando sempre concentrato e ho fatto 4 primi, che non è una cosa veramente facile. Insomma, è stata la prima volta che si riesce a vincere la super sfida con 4 primi e combattendo contro grandi campioni come Marco, che abbiamo combattuto fino all'ultimo, e altri campioni della nazionale. Ma rivediamo il film di questo splendido evento organizzato dal Circolo Canottieri Solvay in vista del campionato del mondo della specialità in programma proprio su questo tratto di mare dal 30 agosto al 1 settembre, che è quindi un'occasione più che propizia per impinguare il nostro già ricco palmarès internazionale. I concorrenti in gara, sotto lo sguardo attento del CT Alberto Marchi, erano 12. E di questi i primi 3 accedevano direttamente alla squadra azzurra insieme al campione del mondo Mauro Salvadori, mentre gli altri 2 saranno affidati alla scelta del tecnico federale. Poco dopo l'alba della domenica siamo già tutti imbarcati al porticciolo di Cala de' Medici a Rosignano ed i concorrenti sono già intenti a preparare le esche, una fase molto delicata, come ci spiega lo stesso Alberto Marchi. Le esche vengono fornite dalla federazione e sono per tutti uguali, sono calamari che vengono puliti, come vedete, dai concorrenti, vengono battuti per poterli rendere più morbidi e appetibili ai pesci. E nell'arco delle 5 ore di competizione sono circa 1 chilo di totani che vengono puliti e vengono usati interamente per tutta la durata della gara. Le prime 2 prove, disputate al sabato, hanno già emesso un mezzo responso. Paolo Volpini è stato il dominatore, avendo messo a segno 2 primi con 7.900 e 6.470 punti e conduce davanti ad un sorprendente, ma non troppo, Fabio Grati dell'Assonautica Artico di Ancona, che si è permesso di stare davanti all'altro grande campione della Lenza Emiliana Tubertini, Marco Volpi, incappato in un 5 nella seconda prova. Più indietro gli altri, in un gruppo serrato, condotto dal triestino Brunettin, quest'anno anche lui alla Lenza Emiliana. Ogni prova si svolge in 4 turni di 1 ora, con rotazione del posto di gara. Il mare è calmo e l'assenza di vento fa sbandierare l'imbarcazione, provocando ogni tanto qualche curioso intreccio di lenze e canne. In effetti, pescare in 12 in uno spazio così ristretto non è facile ed impone dei lanci sottomano molto precisi e talora potenti, specie nelle fasi finali del turno, quando bisogna cercare il pesce lontano dalla barca. La 3ª prova si svolge su un fondale di roccia di una 30 metri, dove c'è una gran mangianza soprattutto di bolagi o sciarrani, che consentono spesso di effettuare quelle triple catture che alla fine fanno la differenza. Paolo Volpini è davvero una furia quando recupera col mulinello e quando slama le prede si direbbe proprio con le unghie e con i denti.
Il suo rivale più acerrimo, ma anche compagno di squadra, è il grande Marco Volpi, che non sta certo a guardare e si batte con grande determinazione nel tentativo difficile ma non impossibile di ribaltare la classifica. Volpi però deve guardarsi anche alle spalle, perché Fabio Grati è in gran forma e tenta di difendere la sua seconda posizione. Volpini si aggiudica anche la terza prova, battendo di poco Volpi, che si installa alle sue spalle. Le ultime quattro ore si svolgono su un fondale di Poseidonia, che presenta una pesca leggermente diversa, più leggera e staccata dal fondo, con inneschi più raccolti. Qui il pescato presenta alcune interessanti variazioni sul tema e si osservano alcune catture di paraghi, come questo del genovese Amato, di tordi, come questo del giovane Anthony Giacomini, e di denti cipraio, come questo bel esemplare catturato da Paolo Lacerenza. Numerose sono anche le perchie, chiamate anche boccacce o barchette, mentre si fanno vedere, specie sugli ami alti, anche un po' di tanutelle. Volpi e Volpini lottano spalla a spalla ed è uno spettacolo vederli alle prese con le triple, come in questo caso, dove a prua mettono in mezzo un incolpevole arbore. Marco prende anche un sarago, ma alla fine il risultato non cambia ed è Volpini a completare il suo rosario di primi, precedendo un Volpi che alla fine deve rassegnarsi al secondo posto. Ma Paolo, che è il mio migliore amico, ha fatto quattro primi non si discutano. Oltre all'abilità devi anche girare bene per far quattro primi in quattro gare di questo livello. Comunque quattro primi sono quattro primi. Io ho fatto tre secondi, per poco ogni secondo, e comunque sono soddisfatto di aver pescato molto bene. Legittima la soddisfazione di Fabio Grati, che guadagna la maglia azzurra per il mondiale. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta, è stata molto dura, una gara come si sapeva con 12 concorrenti molto agguerriti, e io vengo da un paio d'anni buoni, di buoni risultati, e è stata veramente una grande soddisfazione riuscire a entrare nella nazionale. Si chiudono così le super selezioni di Canada Natante 2011, che ci consegnano per due terzi una nazionale comunque fortissima ed in grado, incrociando le dita, di darci grandissime soddisfazioni nella prossima rassegna iridata. Ed ora dalla canna da natante passiamo alla Trotalago. L'impianto di Gioviano, in provincia di Lucca, ha ospitato la 17ª edizione del campionato italiano donne e la 18ª del campionato italiano master. Vediamo il servizio. Nello splendido ed ombreggiato impianto di Gioviano, in provincia di Lucca, per l'organizzazione della APS Fornaci di Barga, si sono svolti i campionati categorie master e donne di trota in lago. I titoli sono stati assegnati in due prove, al sabato e alla domenica, molto tirate e combattute, alle prese con trote assai difficili, piuttosto restie ad abboccare, forse anche a causa della data un po' avanzata e del caldo ormai incombente. Ogni gara dura un'ora, ma è suddivisa in ben 12 turni, i primi 4 della durata di 4 minuti, poi di 5 e quindi di 6, per consentire ai concorrenti di spostarsi lungo tutte le zone del campo di gara. Le nostre immagini documentano l'ultima prova, dove fra i master, in tutto 50, la classifica era condotta dal varesino dello squalo Giuseppe Zignani con 27 pesci, al pari del vercellese Valerio Quaglio della Palazzolo Team Daiwa, seguiti sempre con un primo di settore da Sergio Bertoni, Franco De Matini e dal campione italiano uscente Salvatore Catana della Albatros Caravate di Varese. Due primi potrebbero forse garantire il successo e Catana va subito all'attacco nei primi tre turni, passando al comando del settore. Sì, però è ancora lunga la cosa. Ce n'è qui da correre ancora. L'inizio è bello, però
speriamo alla fine. Tutta da seguire nel frattempo anche la lotta nel quinto settore fra Valerio Quaglio e Giuseppe Scalon, che danno vita ad un bellissimo duello. Da un punto di vista tecnico, c'è da osservare come le esche più usate siano state non solo la classica camola del miele, ma anche il caimano bianco morto su ami del 9 o del 10, che consente un'ottima rotazione e risulta più morbido rispetto al caimano vivo. Tornando alla gara, il risultato finale è appeso ad un filo. In lotta ci sono anche Franco Demiatini e Sergio Bertoni, che qui vediamo fianco a fianco nello sprint finale. È un arrivo in photo finish, con quattro concorrenti a quota 3 penalità, e conta quindi il numero delle trote. Il vercellese Quaglio, pur cedendo il settore ad un ottimo Scalon, chiude con un totale di 54 prede e precede l'anconetano Ivo Tarsi dei chiaravallesi Sarfix, capace di una grande rimonta negli ultimi tre turni, che per una sola preda relega Salvatore Catana al terzo gradino di un podio, dove invece non riesce a salire, pur con tre penalità, il varesino Bertoni. Fra le 26 donne in gara, all'attacco dell'ultima prova si presentavano con un primo Liliana Giannattasio del Pescatore di Potenza, autrice dell'assoluto del sabato con 24 pesci e già titolata nel 2008, la campionessa in carica Giuliana Roda del Gabbiano Maver di Brescia e la trevigiana Sabina Milan del Team Garisti 2001 Triana. Fra le donne ovviamente era più accentuato il divario tecnico fra le migliori concorrenti e le altre, e ad aspirare al titolo potevano essere sulla carta in 7 o 8 al massimo. La Giannattasio, sicura e grintosa fino dai primi turni, ha preso il largo, tenendo dietro Giuliana Roda, che non riusciva a ripetere la bella prova del sabato. La potentina ha colpito soprattutto con la pesca a fondo, avvalendosi del cosiddetto ramarro, un affusolato piombo verde in varia misura, e della sua variante cosiddetta striscio. I maggiori pericoli arrivavano per lei da Sabina Milan, che agiva in un altro settore e con la quale ha dato vita ad un testa a testa a distanza davvero entusiasmante. Le altre lottavano ormai per la terza piazza del podio, con la perugina Donata Bigini e la milanese Angela Parasuco gomito a gomito a giocarsi il risultato. L'ultimo turno era carico di tensione, con Giannattasio avanti di 3 trote sulla Milan, ma i pesci erano ormai sazi ed entrambe concludevano con un nulla di fatto, che consegnava alla giovane potentina, per la soddisfazione di papà Giannattasio, il suo secondo meritato all'oro tricolore, con 2 primi e 3 pesci di vantaggio. La perugina Bigini del club Fario Tubertini la spuntava nella corsa al terzo gradino del podio. Si chiude così il sipario sul 17° campionato italiano donne e sul 18° campionato italiano over 60, ben organizzato su un impianto come quello di Gioviano, davvero gradevole, anche se in questa circostanza, ma non certo per colpa del lago, la pescosità non è stata elevatissima. Bene cari amici, è tutto per questa quarta puntata del TG Fipsas. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento su questa stessa rete fra 2 settimane. Arrivederci. Il TG Fipsas è stato offerto da...